La montagna, capitolo 3. 70 monete, un idolo Cuzco. Due segreti, forse tre, visto che tanto stanno aumentando. Lì ce n'è uno, forse, chi lo sa. Punto di controllo. Guarda quante guardie. Allora, c'è qualcosa dietro di noi? Ovviamente no. Va bene, andiamo a menare la guardia. Arrivo. Preso. Allora, qui che cosa abbiamo? Sto saltando, salto, guarda che salto. Ok. Oh, ok. Non me l'aspettavo, è stato abbastanza imprevisto. Allora, di qua non c'è nulla. Ciao, Pacia. Che ci facevi dietro un muro? Tommaso poteva schiacciarmi. Ah, ecco di qua. Esatto. Sono intrappolato dai massi. Che c'è? Scateni una valanga? Questi sono luoghi ideali dove trovare delle munizioni. Munizioni. Ma non sono oltre perché sono troppo lento. Hai capito bene? Munizioni. Ma cosa? Munizioni. Vabbè, guarda. Forse, aspetta, forse. No, beh, in realtà no. Perché magari è la traduzione in italiano che dovrebbe essere charges. Ma anche volendo, charges sono cariche, non munizioni. Boh. Punto di controllo. Punto di controllo. Grazie. Yeah! Ha fatto un salto troppo lungo. Ok, fermati un attimo qui. Punto di controllo. Sai che questo livello... non me lo ricordavo per niente. Fermo un attimo, punto di controllo. Sta cosa qui dei massi, cioè per me è quasi tutto sorpresa. È quasi tutto una sorpresa continua. Calmo. Dove devo andare? Non mi ricordo più da dove sono saltato. Da lì, ok, aspetta. È quasi tutto una sorpresa. E ti dirò, sono molto più soddisfatto di rigiocare un titolo così che alcuni titoli PS2 a volte, o addirittura alcuni titoli nuovi anche. Non voglio fare il solito schifoso pezzo di merda ingrato che dice che tutti i giochi nuovi sono brutti, perché non è così. Non è per niente così. Ci sono veramente tantissimi giochi nuovi validissimi, ma ce ne sono molti che sono veramente fatti solo per essere fatti. Allora, ho bisogno di una cura e se non la troviamo quel pezzo qua, salto un attimo. Hai bisogno dell'angolo giusto per riuscire a saltare qua. Madonna, se non fai le curve più strette, Cuzco. Allora, calmo, 3, 2, 1. Ecco fatto, allora. Prendi la moneta. Non mi ricordo se i massi ti uccidono con un colpo o meno. Allora, è stato bello il primo salvataggio. Il secondo purtroppo è andato come è andato. Va bene, non importa. Cioè, oh, c'è una cura qua. Grazie. Buona. Sana. Polenta valsuga. Scusatemi, lo sapete. Lo sapete che questa cosa è una malattia. Ce l'ho in mente. Ecco, vabbè, qua non avrei potuto fare altro. Punto di controllo. Questa cosa ce l'ho in mente da quando avrò 8 anni. 7. Allora, aspettiamo un attimo. Sta arrivando un lama. Dov'è? Dov'è? Eccolo. Insettino. Finita all'improvviso. Tadè. Quanto ci fai che se torno qui ricomincia? Ah, stranamente no. E tra l'altro i massi si sono fermati. I massi si sono fermati, il che vuol dire che se uno... guardalo, guardalo là. Che se uno voleva farcelo con un attimo di calma, aspettava e lo faceva qui. Ma siamo già arrivati alla fine? Può essere. Aspetta, ecco.
salto. Limenti. Salto, guarda che salto. No, hai saltato male però. 2, 3. Ok. Sto saltando, salto, guarda che salto. No, che palle. Ecco fatto, ok. Era un'angolazione un filo difficile da prendere. Ok, proseguiamo. Insetto? No? Credo di aver... No, beh, non penso di aver mancato monete. O forse sì. 70 monete. Abbiamo sicuramente missato un segreto. Buia! Dove però? Boh, chi lo sa. Come sempre io mi aspetto che magari la porta rossa non sia la fine del livello, ma 9 volte su 10 è così. Punto di controllo. Non è stato così, ottimo. Ehi lama, vuoi giocare? Ehi lama. No. Scommetto che prenderò gli idoli verdi prima di te. Gli imperatori hanno i servi che prendono gli idoli al posto loro. Se vinci, prendi l'idolo rosso. Ok. Largo, quegli idoli sono miei. È mio. Vai via, Kronk. Preso. Penso che il modo più facile per virare... Dov'è? Sia fare un salto e poi girarsi dall'altra parte. Dov'è? Mio! Poveretto Gronk. Non sto barando comunque. Sto giocando onestamente. Hai vinto. Ecco l'idolo rosso. Bravo Kronk. Come sono intelligente. Come sono intelligente. Queste sono monete per aver preso tutti gli idoli. Cioè una moneta idolo magari. Aia Kronk. Pensa se magari ne prendevi uno di meno, te ne dava una di meno di moneta. Magari è così, eh. Magari funzionava davvero così il livello. Che tra l'altro Kronk ancora non... Vabbè, non mi ha neanche riconosciuto. Il che è strano, però è Kronk. Ta 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 ta. Ed eccoci alla città. Ve lo dico, il mio salvataggio, il mio primo salvataggio, si ferma a questo livello, alla città. Penso al capitolo 2, o meglio, non mi ricordo se alla fine dell'1 o alla fine del 2. Praticamente, una volta arrivato a questo punto, basta, il gioco caricava all'infinito ma non mi caricava il livello. Quindi non ho mai saputo in tutti questi anni come andasse avanti dopo questo pezzo, come finisse. Oh, quante cose mi sono missato da bambino. Eppure me le sto godendo tantissimo in questo momento. Questo gioco in questo momento è tipo fantastico. Peccato aver perso quelle poche monete nel secondo livello. Perché non posso vedere la galleria del terzo ma della prima sì? No, in realtà no. Stavo pensando che era per la bambolina, ma qua ce l'abbiamo la bambolina. In teoria magari, cioè, i primi livelli li sblocchi, quelli dopo no. Sarebbe una stronzata, ma l'accetterei comunque. Ah, è un ponte.